Ogni anno l'Italia importa animali e prodotti di origine animale dall'estero, un volume commerciale in continua crescita. Quanto sono sicuri questi prodotti? E chi fa i controlli? A vigilare ci pensano veterinari e personale dei posti di ispezione frontaliera, PIF, e degli uffici veterinari adempimenti comunitari, UVAC, stazioni periferiche del Ministero della Salute. I PIF si occupano delle importazioni dai paesi terzi. Qui vengono controllati i documenti, si verifica la reale corrispondenza tra il prodotto e la merce dichiarata e si accerta l'idoneità al consumo. Eventualmente vengono effettuati esami di laboratorio. Per gli animali si verifica lo stato di salute, l'identità e che siano stati trasportati in condizioni di benessere. Se i controlli sono favorevoli, la commercializzazione può avvenire sull'intero territorio comunitario. Gli UVAC si occupano degli scambi all'interno della comunità europea. Gli allevamenti e gli stabilimenti di produzione notificano l'arrivo dei prodotti alimentari da introdurre in Italia, così che gli UVAC possano appurare se siano in corso allerte sanitarie comunitarie, disponendo eventuali ulteriori controlli. Per gli animali vivi, verificano il rispetto delle regole sul benessere durante il trasporto. In caso di provenienza da territori sottoposti a restrizioni di polizia veterinaria, viene accertato il rispetto delle condizioni e delle limitazioni previste. In Italia ci sono 24 PIF dislocati tra porti e aeroporti e 17 UVAC. Nel 2018 i PIF hanno controllato più di 48.000 partite di animali e prodotti di origine animale da oltre 100 paesi terzi, mentre gli UVAC hanno controllato 9.870 partite di animali e prodotti di origine animale su oltre 2 milioni di merci notificate all'interno della Comunità Europea.